Le eccellenze, il Made in Italy da tutelare, questo al centro di Italian Food Experience. Sì, è un experience che ovviamente è stato disegnato partendo dalla Puglia, è stato ispirato da un emendamento che noi abbiamo firmato e che abbiamo approvato nella stabilità del 2014. Che cosa prevedeva quell'emendamento? Che noi dovessimo premiare anche le eccellenze under 40, le eccellenze agroalimentari del Mezzogiorno. Era partita dalla Puglia questa esperienza, ma noi vogliamo portare i nostri prodotti in giro per il mondo, ma raccontarli, farli conoscere. E attraverso la rete dei ristoranti italiani nel mondo, ecco, questo sarà il contenitore con il quale noi vogliamo far conoscere, assaggiare i nostri prodotti. Cosa mostriamo alle delegazioni estere della Capitanata? Mostriamo il nostro saper produrre, saper coltivare, saper trasformare, saper cucinare, saper preparare e soprattutto mostriamo anche quello che è turismo, territorio, lo stare bene, la convivialità. Ecco, vogliamo farli sedere a tavola con noi e far assaporare anche i nostri prodotti. Io credo che sapranno apprezzare. Cosa mostriamo alle delegazioni estere della Capitanata? Il nostro lusso, a proposito di dichiarazioni di qualcuno rispetto al fatto che la Puglia deve puntare sul mercato di lusso. Il lusso nostro è la nostra natura, il nostro territorio, le nostre eccellenze agroalimentari, convinti che quel tipo di prodotto certamente può essere apprezzato dai mercati internazionali, anche dai mercati di segmento alto e medio alto, e quindi ospitiamo in provincia di Foggia buyer, tour operator, giornalisti e blogger che potranno veicolare le eccellenze del nostro territorio verso appunto i mercati più evoluti, in questo caso il target sono i paesi del nord Europa. L'altra sfida e l'altra chiave di lettura è quella del collegamento tra la promozione delle produzioni agroalimentari e la promozione dei siti turistici, in un connubio inscindibile che credo sia la chiave, la potenziale chiave di successo per promuovere il nostro territorio. L'obiettivo è quello finalmente di catturare i nostri ospiti stranieri, quelli che vogliono venire in Italia, attraverso il cibo. E come lo facciamo? Lo facciamo perché abbiamo una rete di ristoranti italiani all'estero certificati dal sistema delle Camere di Commercio che possono, mentre i clienti mangiano, raccontargli cos'è il nostro territorio del sud. Contemporaneamente abbiamo qua in Italia che stiamo creando una rete dei produttori del sud, DOP e biologici, in modo da poter poi fare avere ai clienti all'estero, ai ristoranti e ai negozi di gastronomia i prodotti del sud, che sono prodotti di nicchia, non sono prodotti di largo consumo, quindi abbiamo per questo organizzato questo evento B2B qua e oggi, domani si fa parte a Manfredonia e stiamo facendo in tutte le regioni del sud, invitando importatori dai paesi europei, i più importanti sono circa 12 paesi europei, e i seller che sono i produttori locali. Li facciamo incontrare qua perché gli facciamo non solo fare un B2B, un 8 ore di contrattazioni domani, ma anche li faremo visitare il territorio, li faremo degustare le cose, li faremo guardare e capire che cosa vuol dire essere in Puglia, cosa vuol dire emozionarsi assaggiando il cibo dei nostri produttori.